che fa più morbida la vita. Morositas e Tele Monte Carlo. Lo sport è sempre in diretta. Tele Monte Carlo, TV Made in Europe. Decisive in Germania orientale. Questo pomeriggio l'intero governo si è dimesso. È in corso una riunione del Politburo che dovrebbe estromettere un terzo dei massimi dirigenti del Partito Comunista. Domani si apre una decisiva sessione del Comitato Centrale. Insomma, gli eventi politici precipitano sotto la spinta delle proteste popolari e della fuga in massa dal paese, che continua inesorabile. Si chiude un'era in Germania orientale. La piazza di Lipsia, di Dresde e delle altre città insorte per chiedere più democrazia ha avuto la testa dei 44 membri del governo. Dimissioni di massa del vecchio esecutivo, non resta più neppure il portavoce. È stato un volto nuovo, Wolfgang Mayer, ad annunciare alla televisione l'azzeramento dei vertici del paese. Alla vigilia di un comitato centrale che dovrebbe ridisegnare il profilo del Partito Comunista, Egon Krenz ha giocato il tutto per tutto. Tabula rasa per convincere chi scappa, e sono stati 30.000 da sabato ad oggi, che a Oriente del Muro si è davvero aperta un'altra epoca. Adesso a guidare il governo potrebbe essere chiamato il capo del partito a Dresda, Hans Modrog, un riformista convinto che ha marciato ieri nella sua città alla testa di 200.000 persone nel primo corteo anti-regime autorizzato dalle autorità. Ma i cambiamenti veri li deciderà domani il Comitato Centrale. Il governo in Germania orientale gestisce piccoli spazi di potere. Ben più rilevanti per il futuro del paese saranno i rimpasti nell'apparato del partito. 7 novembre 1917, 7 novembre 1989, sulla piazza Rossa di Mosca si sono svolti oggi i solenni festeggiamenti per il 72esimo anniversario della rivoluzione d'ottobre. Una nuova occasione per ripensare la storia in una delle fasi più delicate e drammatiche dell'intera galassia del comunismo reale. All'orologio della storia, Gorbaciov chiede non tanto di conoscere l'esatta scansione del tempo. Il leader sovietico vuol forse sapere quanto ancora è necessario per cambiare questo gigante malato. Qualcuno dice che non basteranno 10 anni perché la perestroica si affermi. Ma l'orologio della cronaca, dalla torre Spaskaya del Cremlino, si incarica di stabilire il via alle grandi celebrazioni. La rivoluzione, la presa del palazzo d'inverno, compie 72 anni e nonostante tutte le abbiure e le riletture, resta pur sempre il grande evento. Una celebrazione quasi schizofrenica, quella di stamani sulla Piazza Rossa. Schizofrenica come una rivoluzione d'ottobre che lo scherzo dei calendari costringe a festeggiare in novembre. Schizofrenica tra la solennità della ricorrenza e i malumori che pervadono la gente. Intanto, sopra il mausoleo di Lenin, il generale Dmitri Jazov, ministro della difesa, ripete quasi ossessivamente nella prolusione la parola cardine del nuovo corso. Milioni sovietskich ludei. Un 7 novembre sobrio, pochi e misurati gli slogan, pochi per la prima volta soldati e mezzi militari. E mentre i bambini donano fiori rossi a Gorbaciov e Ryzhkov, a poche centinaia di metri, 5.000 persone sfilano in contromanifestazione pro Yeltsin. E a qualche migliaio di chilometri, per la prima volta in un 7 novembre, dei lavoratori scioperano. Sono i minatori di Vorkuta, nel nord della Siberia. Inimmaginabile solo 5 anni fa. Drammaticamente reale oggi. In Italia è proseguita anche oggi la seduta plenaria del CSM che deve decidere sul trasferimento del giudice di Palermo Alberto Di Pisa. Il responso del Consiglio Superiore della Magistratura si riconoscerà nella notte e da domani tocca a Giuseppe Ayala, anche lui rischia il trasferimento. Nella giornata che dovrebbe mettere la parola fine all'ultimo atto del caso Palermo, nell'aula magna di Palazzo dei Marescialli sono risuonate più volte le parole oscura, complessa, inquietante. Parole riferite alla vicenda che ha per protagonista il giudice Alberto Di Pisa, di cui è stato chiesto il trasferimento d'ufficio. Una decisione che però si è rivelata un parto travagliato e difficile per il plenum del CSM. Può bastare la sostenuta incompatibilità ambientale tra Di Pisa e i suoi colleghi, si sono chiesti diversi consiglieri, a giustificare un trasferimento d'ufficio di un magistrato? E davvero nei confronti di Di Pisa esiste nel capoluogo siciliano un atteggiamento così ostile, o non è piuttosto la precisa volontà di qualcuno che non lo vuole più a Palermo? Se resta in Sicilia, hanno però ribattuto altri componenti del CSM, dopo le accuse che Di Pisa ha lanciato ai suoi colleghi, sarà un magistrato dimezzato e questo non può giovare a lui, né tantomeno al già rovente clima della procura palermitana. Solo al termine del
del dibattito consiliare sarà possibile mettere il verdetto. Il parere del CSM è però vincolato al voto sulla mozione presentata da Magistratura Indipendente per un ritorno degli atti del caso di Pisa alla prima commissione referente affinché svolga ulteriori indagini. Se passasse infatti, ma è molto improbabile questa richiesta, l'ultimo atto del caso Palermo subirebbe l'ennesimo rinvio. Cordoglio e stupore nel mondo imprenditoriale italiano per la morte di Carlo Verri, presidente dell'Alitalia, perito tragicamente ieri sera a Roma in un incidente stradale. Questo è ciò che resta della lanciatema blindata su cui è morto il presidente dell'Alitalia Carlo Verri di 50 anni e il suo autista Enrico Grappelli di 25. Stamane la polizia ha fornito la prima ricostruzione dell'incidente avvenuto ieri sera a Roma nel quartiere Laurentino verso le 10. L'auto di Verri, sotto una pioggia torrenziale, non avrebbe rispettato il rosso al semaforo che da via Tre Fontane immette sulla Cristoforo Colombo. La tema è stata travolta da un autobus di linea che transitava in direzione opposta. Il presidente dell'Alitalia è morto poco dopo essere stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio. La scomparsa di Verri apre un vuoto di potere ai vertici della compagnia di bandiera italiana in un momento molto delicato. Appena 15 mesi fa Verri aveva raccolto la difficile eredità di Umberto Nordio. Verri era uno di quei rari esempi di manager puri, giunti ai vertici di una grande azienda pubblica senza padrini politici. Quando nel luglio dell'88 assunse la presidenza dell'Alitalia, annunciò un totale cambio di gestione della compagnia, volto a farle recuperare credibilità e stabilità economica dopo la tempestosa vertenza dei piloti. Un impegno che Verri ha fatto appena a tempo ad abbozzare prima della sua tragica fine. Solo un minuto di pausa e torneremo con altre notizie dall'Italia. Ci occuperemo dei funerali di Benigno Zaccagnini, della vicenda dell'Acna e del bollo auto. È polemica dopo la maxi stangata prospettata per gli automobilisti italiani. Grand Marnier, il liquore. Al meglio sei, bene così, tu già lo sai, con noi dimostrerai il meglio di te, di padre e figlio, la nostra tradizione. Gillette Gel, il sistema Gillette Contour Plus con Lubrastrip. Insieme per il meglio di un uomo. Si sono svolti questo pomeriggio a Ravenna i funerali di Benigno Zaccagnini, il senatore democristiano morto domenica scorsa per un attacco cardiaco. Alle esequie ha partecipato il presidente della Repubblica Cossiga, oltre a numerose personalità politiche italiane. Un omaggio in silenzio del presidente della Repubblica Italiana Francesco Cossiga nel giorno delle 100 voci di commemorazione per il partigiano Benigno Zaccagnini, per l'ex segretario democristiano del recupero sull'avanzata comunista negli anni 70, per l'amico di Aldo Moro, straziato dalla decisione di non cedere al ricatto brigatista durante il rapimento. Cossiga ha prelevato a casa Zaccagnini la vedova Anna Busignani e l'ha portata con sé durante la visita al feretro nella chiesa di Santa Maria in Porto. Il presidente ha taciuto, lasciando le parole ai giovani giunti da tutta Italia per testimoniare quella che fu l'identità della cosiddetta area Zac. Per la fedeltà agli ideali che egli manifestava nei comportamenti quotidiani e anche nelle scelte politiche. E per una testimonianza vera, viva, profonda, anche a livello umano, a livello quasi fisico, sarei dire, ci ricordava un po' col Mahatma Gandhi. Santa Maria in Porto, la chiesa di fronte a casa, dove tutte le sere Zaccagnini si raccoglieva a pregare, una fede intensa, semplice, con la quale misurava le cose umane, anche la sua salute. Pensate che negli ultimi tempi a chi gli chiedeva come stai, rispondeva: fin quando posso attraversare la strada per venire a pregare, sto bene. E nell'omelia davanti al mondo politico italiano, l'arcivescovo di Ravenna, Ersilio Tonini, ha chiaramente espresso l'idea che Zaccagnini sia beatificato.
L'ammirazione per un fratello che sento più buono e più santo di me, ha detto Tonini. E poi, sul sagrato, l'amico di sempre, il senatore comunista di Ravenna, Arrigo Boldrini, in lacrime, l'ha salutato col nome di battaglia da partigiano della Settima Brigata Garibaldi. Addio, caro Tommaso Moro, ha detto. E poi ha aggiunto, Tommaso Moro, aiutaci tu. L'indagine sui presunti brogli alle elezioni comunali di Roma avrebbe accertato nuovi errori e nuove responsabilità dopo quelle attribuite ieri al tastierista Massimo Narducci. Altri dati erronei sarebbero ora stati identificati e l'ipotesi è che nel maxi pasticcio siano coinvolti diversi terminali, vari operatori e un numero non precisato di sezioni elettorali. Il 31enne Massimo Narducci nei prossimi giorni sarà convocato dal magistrato. Si vuole appurare se il suo è stato un comportamento doloso oppure frutto di un errore. Negli ambienti del Campidoglio però sono in molti ad individuare il giovane come un capro espiatorio che coprirebbe responsabilità poste più in alto. Sarà l'aula di Montecitorio il prossimo terreno di battaglia su cui si combatterà per il destino dell'Acne di Cengio. Per domani infatti è prevista la prima parte delle votazioni sulle diverse mozioni presentate dai partiti. Contemporaneamente le parti in causa, piemontesi da una parte e liguri dall'altra, manifesteranno nelle strade di Roma. Oggi, alla vigilia del voto parlamentare, una folta schiera di rappresentanti dei comuni e delle province liguri è già giunta nella capitale per ribadire a viva voce la sua posizione. Ad ascoltarla è stata qui oggi pomeriggio a Palazzo Chigi, nei suoi panni di responsabile dei rapporti con il Parlamento, il ministro liberale Egidio Sterpa. La delegazione che è venuta stamattina, come dire, ha espresso delle preoccupazioni per gli effetti negativi sull'economia locale di un'eventuale chiusura dell'Acna di Cengio. I liguri si sono poi recati a Montecitorio a conferire con i capigruppo. Di tutt'altro avviso, come si sa, sono invece i piemontesi, per i quali l'Acna è del tutto incompatibile con la tutela dell'ambiente. Un'opinione rafforzata dalle recenti polemiche sulla presenza di diossina nel terreno circostante la fabbrica. Proprio ieri a questo proposito è sceso in campo il ministro della Sanità De Lorenzo, ordinando nuove e più approfondite analisi. Ma il potere di decidere se l'Acna si deve chiudere o risanare spetta solo al ministro dell'Ambiente Ruffolo. Il 6 gennaio prossimo, lo ricordiamo, scade l'ordinanza di chiusura. Polemiche in Italia per il maxi aumento del 129% del bollo auto. L'Automobile Club contesta il provvedimento che è previsto dalla legge finanziaria in questi giorni all'esame del Parlamento. Dall'aumento resta comunque escluso il superbollo per i motori diesel. Il maxi aumento costerebbe agli italiani qualcosa come 1.600 miliardi di lire. Il testo all'esame del Parlamento prevede anche il versamento di un'integrazione per i mesi del 1990, già pagati secondo la vecchia normativa. La stangata ha colto di sorpresa un po' tutti. Praticamente fino a ieri nessuno si era accorto di questi aumenti, perché il provvedimento è contenuto in due diversi articoli di due diversi disegni di legge collegati alla finanziaria. Dunque nessuno aveva fatto i calcoli. Calcoli che sono stati fatti invece dall'ACI. E noi ci troviamo proprio qui nella sede dell'Automobile Club con il presidente, al quale rivolgiamo una domanda. Presidente, cosa chiedete al governo? Intanto protestiamo perché, fatti i conti, l'aumento del bollo ammonta al 129% ed è un aumento più che sensibile, lo definirei una sdangata. Poi chiediamo quantomeno l'abolizione della integrazione. Le elezioni a New York in primo piano nella prossima parte del telegiornale. I cittadini della Grande Mela stanno scegliendo il loro sindaco. L'energia elettrica serve i tuoi giorni e il tuo ambiente. Il paese ne ha bisogno per continuare a crescere.
Il nostro lavoro è produrre energia elettrica quanta ne serve nel rispetto dell'ambiente. Accendiamo il presente per illuminare il futuro. Enel, energia e ambiente. Passerò alla storia, te ne rendi conto? Mary Beth Whitted. Solo con la forza possono toglierle Melissa. La bambina è mia. Appena posso tornare nel New Jersey, io vado a riprenderla. Baby M. Terza puntata, oggi alle 20:30. In Grecia il presidente della Repubblica Sarsetakis ha conferito l'incarico esplorativo per formare il nuovo governo a Konstantin Mitsotakis, leader di Nuova Democrazia. Mitsotakis è il vincitore delle elezioni di domenica scorsa. Il suo partito, di ispirazione conservatrice, ha ottenuto il 46% dei suffragi. In Parlamento dispone di 148 deputati su 300. Il suo tentativo di formare il governo comunque appare difficile. Sia i comunisti che i socialisti di Papandreou hanno già fatto sapere di non essere disponibili ad entrare nella maggioranza. A New York oggi è giornata di elezioni. I newyorkesi votano per il loro nuovo sindaco, colui che terrà le redini della città nei prossimi 4 anni. Da New York, Leslie Guglielmetti. Qui a New York le votazioni sono ancora in corso, i seggi elettorali chiuderanno tra circa 7 ore. Come si sa, a New York si vota nei 5 grandi quartieri della città, che sono appunto quelli di Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens e Staten Island. Ognuno di questi quartieri è espressione di ceti sociali e di gruppi razziali diversi, e saranno proprio questi a determinare se a vincere dovrà essere l'italoamericano, il repubblicano Rudolph Giuliani oppure il democratico e candidato di colore David Dinkins. I newyorkesi che andranno a votare sono sulla carta poco più di 3 milioni, ma si prevede che solo il 60% si recherà alle urne. E tra i primi a votare questa mattina naturalmente i due candidati. Mai come in questa tornata elettorale l'atmosfera tra i due è stata così infuocata. Per David Dinkins, candidato democratico favorito dai sondaggi elettorali, si tratta di una vera e propria sfida. Se eletto sarà il primo sindaco nero di New York. Anche per Rudolph Giuliani, candidato repubblicano italo-americano, è in ballo una grossa sfida. Dal 1973 ai repubblicani non è più toccata la poltrona di sindaco. I duellanti non hanno dunque risparmiato colpi. La città vuole un sindaco, non un pubblico ministero. La città vuole un sindaco che non abbia paura di un pubblico ministero. Queste le ultime battute infuocate dei due candidati nel corso di un dibattito televisivo ritrasmesso ieri sera dal telegiornale della CBS. Nelle ultime ore della campagna elettorale sempre più accese anche le polemiche razziali. Per David Dinkins l'ombra di Jesse Jackson costituisce un serio pericolo per accaparrarsi il voto ebraico. Ma Jesse Jackson ha definito New York una città di giudei e le sue simpatie per i palestinesi non sono mai state nascoste. L'altra incognita è rappresentata dal voto italo-americano. Rudolph Giuliani ha esercitato una forte attrattiva su questi elettori per via delle sue origini, ma gli italo-americani hanno tradizionalmente votato per i democratici, dunque la partita è tutta aperta. E poi c'è la pesante eredità lasciata dal sindaco uscente Ed Koch. I suoi 12 anni di reggenza si concludono con un buco nel bilancio della città di 530 milioni di dollari, pari a poco più di 700 miliardi di lire. 50.000 senza tetto, 700.000 consumatori abituali di droga, 90.000 persone arrestate lo scorso anno per spaccio e detenzione di stupefacenti, più di 1.800 omicidi in un anno, 22.000 persone colpite da AIDS. Sono queste le drammatiche cifre con cui dovrà fare i conti il vincitore di questa tornata elettorale. I 5.000 seggi chiuderanno alle 9 ora di New York, le 3 del mattino in Italia. Poco dopo si conoscerà il vincitore. Ancora elezioni stavolta in Perù, dove tra 5 giorni si svolgeranno quelle municipali. Nel tentativo di boicottarle, i guerriglieri di sinistra di Sendero Luminoso hanno già assassinato 120 candidati in meno di 3 mesi. L'ultimo attentato, che tuttavia non ha provocato vittime, è avvenuto ieri a Lima, la capitale. Un gruppo di terroristi ha tentato di penetrare all'interno dell'edificio che ospita l'associazione industriali. Scoperti e respinti dalla polizia, i terroristi hanno risposto al fuoco lanciando bombe a mano. Sono poi fuggiti a bordo di un'auto e hanno trovato rifugio all'interno dell'Università San Marcos. Immediato l'intervento dell'esercito, che ha circondato l'Ateneo e ha arrestato 80 persone. All'interno dell'università la polizia ha scoperto un ripostiglio dove i terroristi avevano nascosto granate e bombe a mano.
Da oggi per 5 giorni si vota in Namibia per l'Assemblea Costituente. È il primo atto di un lungo processo che si concluderà il prossimo anno con l'indipendenza dell'ultima colonia d'Africa. I risultati del voto si conosceranno solo fra una settimana. File lunghe fino a 2 chilometri. Per gli oltre 700.000 elettori della Namibia, 60% dei quali analfabeti, è un appuntamento da non perdere. Per l'occasione sono tornati in patria 40.000 esiliati. Emblematica la definizione data a questo voto da Sam Nujoma, leader della SWAPO, l'organizzazione marxista che ha guidato per 23 anni la guerriglia contro il Sudafrica. C'è una bella donna che aspetta un bambino, ha detto Nujoma. Questa bella donna è madre Namibia e il bambino è la libertà e l'indipendenza di questa terra. Le operazioni di voto si svolgono pacificamente sotto la supervisione delle forze di pace dell'ONU. La questione di fondo è se la SWAPO otterrà o meno la maggioranza dei 2/3, nel qual caso potrebbe redigere da sola la Costituzione, senza nemmeno consultare gli altri 9 partiti. Un'eventualità che preoccupa il governo di Pretoria, anche se da ieri le truppe sudafricane di stanza in Namibia non sono più in stato d'allarme. Nell'ultima parte di TMC News, le notizie dello sport, parleremo del matrimonio di Maradona ma anche della nazionale italiana di calcio che si è radunata a Vicenza in vista delle amichevoli con Algeria e Inghilterra. Good vibrations. Signore e signori, SDA e il suo equipaggio vi porgono il benvenuto a bordo del Corriere Espresso Internazionale, in servizio da tutta Italia ai maggiori centri in Europa e negli Stati Uniti. L'arrivo è previsto dopo 12-24 ore dal decollo. Il nostro personale sarà a vostra completa disposizione per garantirvi il massimo comfort. SDA ringrazia i signori passeggeri e si augura di ospitarli ancora a bordo dei propri servizi. SDA, top class. La nazionale italiana di calcio è da oggi al lavoro per preparare 2 incontri amichevoli, quello di sabato prossimo con l'Algeria a Vicenza e quello di mercoledì 15 che vedrà gli azzurri impegnati a Londra contro l'Inghilterra. Dopo le ultime altalenanti prestazioni, la nazionale torna di grande attualità. Nel giro di 5 giorni si misurerà contro l'Algeria, una realtà emergente del calcio africano, e subito dopo contro la forte Inghilterra, già qualificata per Italia 90. Per questo doppio confronto erano attese le convocazioni di Fortunato e Schillaci. Vicini ha preferito rinviare il loro debutto, integrando la lista dei 18 con Serena e Donadoni, ripresisi dai rispettivi infortuni. Gli azzurri, che si sono ritrovati stamani a Vicenza nel pomeriggio, hanno sostenuto il primo allenamento. Sono apparsi tutti in ottime condizioni. Un duplice e importante test che dovrà dire moltissimo circa l'affiatamento tra i reparti e soprattutto la potenzialità tecnica di questa squadra. Vicini, lei personalmente cosa si aspetta da questo duplice impegno? Ma io mi aspetto sempre delle belle prestazioni e una squadra in crescita, anche se non sempre così naturalmente, perché ci sono degli alti e bassi che si verificano normalmente in questa attività. Ma intanto desidero che ci concentriamo solo sulla prima partita, perché non vorrei che con la storia che si prepara per l'Inghilterra e poi facciamo una partita non all'altezza delle attese. Quindi per adesso pensiamo all'Algeria, una squadra che si presenta con dei titoli recenti ma piuttosto validi, e sarà un impegno difficilissimo perché hanno un calcio agile, veloce, tecnicamente abilissimo, e poi penseremo all'Inghilterra. Grande attesa a Buenos Aires per il matrimonio del calciatore Diego Maradona. Oggi l'argentino sposa Claudia Villafane, sua compagna da molti anni. All'aeroporto di Buenos Aires solo la stampa specializzata era ad attendere il fenomeno giunto dall'Italia con 1 ora e mezza di ritardo. Intanto la città, anche se non ha accolto con il calore italiano il calciatore più famoso del mondo, si è data gli ultimi ritocchi prima del sì. Quello civile è già stato dato oggi pomeriggio alle 4, le 7 ore italiana. La cerimonia religiosa sarà celebrata nella chiesa del Santissimo Sacramento alle 20:45, ovvero la mezzanotte in italiana.
Dopo avrà inizio il fastoso ricevimento di nozze che si terrà al Luna Park di Buenos Aires. Non una giostra, ma un palazzo dello sport che ha richiesto 36 ore di lavoro per essere trasformato in un grande loft per la festa. Gli invitati saranno 870, molti VIP hanno ringraziato ma declinato l'invito. Per Maradona questo sarà il giorno più importante della vita, in cui dovrà riconoscere a Claudia Villafane, la sposa, di essere stata l'unico marcatore che non è riuscito a dribblare. Iniziata a Tokyo la Coppa del Mondo femminile di pallavolo. Nella prima giornata di gare l'Unione Sovietica ha battuto 3-0 la Corea del Sud. La Cina ha sconfitto con lo stesso punteggio la Germania Est. Il Giappone ha avuto la meglio per 3-1 sul Canada. Le ragazze di Cuba, in maglia rossa nelle immagini, hanno superato 3-0 il Perù finalista ai giochi di Seoul. Intanto la squadra azzurra maschile si è radunata in vista della Coppa del Mondo che prenderà il via il 17 novembre sempre in Giappone a Osaka. Protagoniste con l'Italia, Stati Uniti, Cuba, Unione Sovietica, Giappone, Brasile, Camerun e Corea del Sud. Due giorni dopo il Gran Premio di Formula 1, altro importante evento sportivo in Australia, la Melbourne Cup di galoppo, la corsa più ricca del continente. Un montepremi di oltre 2 miliardi di lire. Con i favori del pronostico partiva la vincitrice dell'edizione 88, Empire Rose, ma le previsioni della vigilia venivano smentite dall'esito della corsa. Al cartello delle 200 yards scattava uno degli outsider, Terrific, un 5 anni allenato da Lee Friedman. Il trainer neozelandese è stato ancora più contento vedendo che alle sue spalle si piazzava un altro suo pupillo, Superimpose, montato da Darren Gossi, staccato di 2 lunghezze e mezza. Terza posizione per Cad, che nel betting era indicato 50-1, leggermente meno favorevole la quotazione del vincitore 30-1. Per Terrific è la prima vittoria in una corsa ad alto livello. Fra poco, si può star certi, si faranno avanti i giapponesi con offerte da capogiro. 103 anni di vita, più di 370 milioni di consumatori in ogni parte del mondo. La Coca-Cola vanta inoltre un numeroso esercito di collezionisti. Milano ha dedicato a loro una mostra di tutti i souvenir marchiati Coca-Cola. Senza confini, la Coca-Cola, bevanda simbolo dell'Occidente, oltre che a dissetare, continua da più di un secolo ad alimentare una lunga fila di cultori del suo marchio. Una febbre, quella del Coca collezionismo, che anche in Italia ha contagiato migliaia di maniaci. Grande gioia per loro trovare tutti insieme gli oggetti del culto in mostra la scorsa settimana a Novegro, nei pressi di Milano. Una vera fiera delle vanità marchiate Coca-Cola. Tra le curiosità uscite dalla fabbrica delle bollicine, bottiglie, lattine, tappi, vassoi, ombrelli, addirittura orologi e radio. Il collezionista, si dice, predilige il piccolo, ma a dispetto di questo luogo comune, un coca amatore di Milano ha voluto strafare presentando al pubblico questa pompa di benzina che eroga la bevanda dal magico sapore. Valore di mercato circa 8 milioni. Alle 20.27 si chiude il telegiornale, prossimo appuntamento con le notizie alle 21.30. Vi auguro un felice proseguimento di serata. Pubblicità, ma non troppo. Tele Monte Carlo, TV Made in Europe.